portavano a Napoli due briganti. Il comandante dello squadrone francese ci cascò e li lasciò passare. E dopo qualche minuto gli intonò alle spalle una scarica di fucili. Fra diavolo, non avevo potuto fare a meno di liberarti d'inganno. Determinato per conseguire un obiettivo, nel suo animo gli slanci di generosità si accompagnavano ad una notevole aggressività. Non faceva tuttavia trapelare il suo intimo stato d'animo, né le variazioni d'umore, e dall'esterno la sua personalità appariva sempre affidabile. Tutti connotati questi che, a ben vedere, erano compacenti e funzionali al suo ruolo di stratega militare. La figura di Michele Pezzi è diventata leggendaria grazie prevalentemente all'apporto con la letteratura internazionale, che diverse volte si è ispirata al suo nome, anzi al fascino del suo nome. Anche una minima ma eclatante filmografia, pur collocandolo in uno spazio e in un tempo diversi da quelli che lo vide protagonista, ha contribuito ad imporlo alla memoria collettiva. Altresì, la musica con l'opera lirica che Daniel Auber rappresentò per la prima volta a Parigi il 28 gennaio 1830 ha alimentato il suo mito. Per inciso, l'autore del libretto dell'opera, Eugène Scribe, si era a sua volta ispirato ad un dramma di Jean-Antoine Couvalier dal titolo Fra Diavolo, capobrigante sulle Alpi, scritto nel 1808, vale a dire solo due anni dopo la morte del nostro eroe, a riprova che divenne subito un mito. A proposito di Alpi, negli stessi anni lui operava Fra Diavolo, anche su quelle montagne Ceri combatteva fieramente contro gli invasori francesi. Tuttora, in ogni paese, in ogni città dell'Alto Adige o del Tirolo austriaco, c'è una statua, un busto, una via, una piazza, magari solo una targa, intitolata ad Andreas Hofer, emblematico simbolo di libertà. Andreas Hofer è ritenuto un eroe nazionale e come tale adeguatamente acclamato. Addirittura un treno e perfino un asteroide sono stati battezzati col suo nome. E nel 1959 fu coniata finanche una moneta da 50 scellini con la sua effigie. Ancora oggi, nella città di Mantova, dove fu fucilato, all'interno di un parco pubblico a lui intitolato, dove si vede un suo monumento, nel quartiere di Cittadella, annualmente, nell'anniversario della sua morte, egli viene degnamente commemorato. Ovviamente Andreas Hofer è ampiamente riportato nei libri sui quali studiano alunni altoatesini ed austriaci, e fin dalle scuole elementari i bambini sanno bene chi sia stato e cosa abbia fatto, e perché cosa abbia combattuto e sia morto il loro eroico concittadino, che, al pari di Fra Diavolo, rimase in fondo fedele al suo sovrano e come lui fu catturato grazie a un traditore e condannato a morte dal nemico. Fu fucilato il 20 febbraio 1810. Da noi, invece, silenzio assoluto su Michele Pezzi. Da noi la storiografia ufficiale lo ignora ossessivamente o, a limite, lo liquida semplicemente come epiteto di brigante. Un appellativo che verrà reiterato anche per quegli insorgenti che, dopo il 1860, presero le armi contro l'invasore, questa volta piemontese. Insomma, per dirla breve, tutti i patrioti che difesero la patria napoletana e per essa hanno combattuto e sono morti sono considerati briganti. E i loro nomi sono inesorabilmente riportati solo nella pagina dei cattivi, nel libro della storia scritto dai vincitori. Nel 1806 si concludeva la mirabolante parabola di Fra Diavolo ad Haiti, ufficiale dell'esercito borbonico, il celebre in tutta Europa, più di un maresciallo napoleonico. Nel novembre di quell'anno, in un ennesimo sforzo di liberare il regno dagli invasori francesi, da solo e senza aiuti da parte della corte, rifugiatasi a Palermo, e degli inglesi fermi a Capri, aveva tentato l'impossibile per riuscirci. Dopo aver attraversato l'Acero e il Manutrito, il Basso Lazio, il Abruzzo, il Molise, il Sabbio e la parte alta del Cilento, Michele Pezzali si ritrovò solo in mezzo ai boschi, ferito, coi piedi sanguinanti, lontano dalla moglie e dai figli che non avete più visto, braccato come una belva e con 4.000 ducati di taglia sulla testa. Tradito da un farmacista di Baronessi, fu preso dai francesi il 1 novembre. Due giorni dopo fu portato a Napoli per essere impiccato. Lo stesso colonnello, Sigisberto Gou, che con tanta tenacia lo aveva rincorso, chiese a quel malefico burattino, che era Giuseppe Bonaparte, la fucilazione anziché l'impiccagione per il suo prigioniero, ma fu inutile. A Michele Pezza fu anche proposto di servire sotto la bandiera francese, conservando tutti i privilegi del suo grado. Egli però sdegnosamente rifiutò,
Ho giurato fedeltà al mio sovrano e preferisco sfidare mille volte la morte anziché tradire il mio giuramento. Affrontò la forca con assoluta dignità. A mezzogiorno dell'11 novembre, in piazza Mercato, e dopo 2 giorni il suo corpo mi è riportato qui, all'interno di questo nosocomio, dove ogni pietra, ogni mattone è un pezzo di storia napoletana. Venne sepolto nella chiesa che apre sull'altro lato del cortile. Probabilmente una fossa comune, ma chissà, forse no. Io spero sempre che un giorno si possano individuare i resti, e da loro, in prima occasione, noi potremo di nuovo ritrovarci qua, a rendere a quest'uomo, a questo particolarissimo uomo, vero eroe popolare della storia di Napoli e del Meridione, gli onori che ampiamente merita.